La separazione rappresenta un forte momento di stress, soprattutto per i minori che si trovano ad affrontare un drastico cambiamento sia all'interno delle relazioni che nell'organizzazione della vita e della quotidianità. Su questo aspetto ha posto l'accento l'evento Esisto Anch'io, organizzato dall'Associazione Il Convivio in collaborazione con l'Associazione Mantenimento Diretto, col Comune di Pagani ed Agrosolidale, a dare il proprio supporto anche la Croce Rossa. Al termine dell'incontro è stata inaugurata una panchina di colore blu che riporta la citazione di Papa Francesco: cari genitori separati, non usate i figli come ostaggi. Il mio interesse e l'attenzione vorrei si ponesse soprattutto al benessere e alla tranquillità del minore, e questo è un piccolo punto di partenza dove si può riflettere. Anche essere genitori è un dovere, oltre che ad essere un ruolo realmente importante, fondamentale per la crescita di ogni individuo, ma quello che c'è da capire, soprattutto il messaggio che vogliamo lanciare con questa manifestazione e con questa inaugurazione di una panchina del colore blu, vogliamo semplicemente che si rifletta che essere genitori, bisogna dare tanto amore ai piccoli, ai nostri figli, perché i nostri figli sono i figli di tutti, e non strumentalizzare nelle beghe familiari e nelle guerre che magari purtroppo spesso accadono nelle famiglie. L'esperienza che mi aggancia a quello che ha detto l'assessore: molto spesso nella lotta e nella guerra che fanno i genitori non si accorgono che al centro della loro relazione c'è un bambino che hanno deciso comunque entrambi di mettere al mondo. Io dico sempre che una relazione può finire tra due persone adulte, ma devono sempre ricordare di essere in primis genitori di quel minore che non ha chiesto di venire al mondo, ma in realtà esiste, e quindi con la loro guerra, col loro modo di fare, purtroppo vanno ad allenarlo, cioè a farlo sentire in colpa di quello che loro stanno vivendo. Ho traccia anche della mia esperienza professionale. Fino a ieri dobbiamo dire che in gran parte chi era tutelata era più la donna in quanto madre, e abbiamo visto e assistito a padri spesso non tutelati nella gestione, nell'affido del figlio. Oggi sta cambiando un poco la giurisprudenza, anche i padri hanno la possibilità di un affido condiviso insieme alla madre. L'importante è non perdere d'occhio quello che è l'interesse primario, ovvero quello del bambino, che anche in presenza di una separazione non dovrebbe vivere i rapporti conflittuali, e soprattutto il bambino non deve essere arma di ricatto per eventuali accordi tra separazione o divorzio dei genitori. Questo è il succo del discorso. Ed è l'importanza, ripeto, tenere d'occhio il fatto principale, tutelare il bambino. Noi come Croce Rossa diamo spazio a tutti i diritti, perché noi proprio come Croce Rossa abbiamo lo scopo di promuovere tutti i diritti. E ci sta molto a cuore l'idea di promuovere i diritti dei bambini, essendo una fascia che comunque hanno bisogno di qualcuno che porti la voce anche per loro, perché è importante che i bambini possano parlare, possano dire la loro, e quindi noi come Croce Rossa abbiamo lo scopo di divulgare la loro voce, di promuovere la loro voce. L'importanza del bambino, che bisogna prestare attenzione al bambino quando ci sono liti appunto in famiglia, delle volte il bambino può essere invisibile. Questa iniziativa vuole, come dire, gettare una base che non si ferma con la presenza della panchina oppure con un convegno, ma che ha il suo fare di essere, come dire, un elemento continuativo. Difatti, per la prossima volta noi daremo vita a un prossimo evento inerente al registro della bigenitorialità. Poi mireremo anche, in qualità presidente di associazione del gruppo Convivio, cercheremo anche di muoverci nelle scuole per sensibilizzare appunto questa iniziativa, perché purtroppo ci sono tanti casi sul territorio genitori separati che delle volte utilizzano appunto il bambino come oggetto di ricatto. Bene, il presidente dell'associazione Mantenimento Diretto Salvatore Di Martino non ha potuto partecipare per motivi di salute, ma tuttavia ha rilasciato la sua testimonianza lì. Ora procediamo.